Ben ritrovati con la nostra trasmissione 15 minuti di attualità. Oggi parleremo di questioni politiche, di questioni sociali, ma anche di salute, di prevenzione, di Covid. E ci sarà un po' di Amarcord, tanto Amarcord. Perché? Perché oggi ospite della nostra trasmissione il senatore Tomassini, con cui abbiamo condiviso, stavamo cercando di capire in quali anni, tanta informazione dal Senato, quando lui era presidente della Commissione Sanità. Adesso riveste un ruolo importante in un'associazione che riunisce parlamentari, ma con lui appunto possiamo, ve l'ho voluto dire questo, possiamo parlare di tutto. Allora, senatore. Diciamo che il Palazzo della Politica Montecitorio è assediato dalla rivolta, perché questa è proprio rivolta sociale. Allora, certo. Abbiamo un nuovo governo, quindi mi dirai rivolta sociale e nuovo governo, secondo me. Allora, primo fatto, la rivolta sociale è una cosa che fa male a tutti i cittadini. Non è una rivolta sobillata dai Black Bloc o diciamo sobillata da qualche partito politico, ma è la lotta della disperazione. E vedere questo nel nostro paese, e vedere che anche nel nostro paese diciamo chi tutela la sicurezza è obbligato a difendere il palazzo, come avviene negli stati sudamericani, è una cosa che io non posso accettare. Io credo che nelle pieghe di quella protesta ci possano e si possono attivare soluzioni rapide di risposta che però prevedano al primo posto la ripresa delle attività, perché i ristori lasciano il tempo che trovano e dopo un anno di questo tipo lasciano tanta tristezza. Allora, io penso che il governo precedente abbia, un po' perché la malattia era sconosciuta, peraltro, commesso diversi errori. Credo che il governo Draghi si è presentato assolutamente meglio e ha già iniziato a fare delle cose migliori. Però farei una raccomandazione proprio al Presidente del Consiglio. Io sono rimasto estasiato dal suo discorso al meeting di Rimini dell'anno scorso, che poi in pratica è quello che ha riproposto come Presidente del Consiglio. Bene, però su quel programma non si può essere soft. Già molte cose rapide sono state fatte, alternando alcuni vertici. Io ho visto i segni di cambiamenti immediati, però su altre ho l'impressione che si continui un po' nel così dire delle cose non precise alla gente per utilizzare un metodo soft. Allora, noi abbiamo un comitato scientifico i cui membri conosco tutti e che io stimo moltissimo, per cui si dice queste cose le facciamo perché le dice il comitato tecnico-scientifico. Ma io potrei portare stati, bibliografia internazionale e altro che hanno fatto diverso su basi diverse. E quindi non può valere la giustificazione per il ministro della Sanità, faccio quello che mi dice il comitato tecnico-scientifico. Ma devo fare un balance su quello che è successo e se devo rischiare, devo rischiare io in prima persona perché sono decisore politico. Senatore, lei è di Varese, del Varesotto, la patria della Lega. Si ricorda, la Lega era nata come rivolta contro il Palazzo di Roma. Adesso la Lega fa parte del Palazzo di Roma. Ci sono un po' tutti i partiti, tranne la Meloni, che ha un buon seguito, ma ancora le manca forse un po' di statura politica per emergere totalmente, adesso non so. Allora, questo nuovo governo, perché lei ne ha visti passare di governi, ne abbiamo visti, dico vicepresidente, ne abbiamo visti passare di governi, tutte le volte abbiamo criticato, osannato, abbiamo fatto discussioni. Ecco, quindi questo governo così aperto dovrebbe poter funzionare. Cos'è che manca? Allora, io ripeto, il governo per funzionare avrebbe bisogno di una legittimazione elettorale. Questo non è stato e quindi su un governo di coalizione si va sempre un po' in sofferenza. Vorrei dire una piccola nota. Laura era una bambina, ma è stata la prima che mi ha intervistato dal punto di vista politico quando non ero senatore, ero sui banchi del Consiglio Sì. Comunale.
La storia della Lega mi è tanto vicina perché Bossi, quando era in attesa del primo erede e tutto, venne da me come cicogna per portare avanti e seguire la gravidanza a moglie. Quindi convivo e sono con loro da tempo. Cosa posso fare di critica a questi due partiti? La Lega, come ricordava Laura, è un partito di lotta e di governo e secondo me in alcuni elementi ha sicuramente una ottima attitudine a governare. In altri va più a parlare alla pancia della gente e qui deve fare una decisione. E seconda cosa, io mi permetto di dirla, uno deve accettare incarichi di governo proporzionalmente alle forze e agli uomini competenti che ha, se no le deve cercare altrove. Non può essere che per avere quella poltrona qualunque persona improvvisata va, che è stato uno dei grandi problemi anche del governo di prima, quello giallorosso. Ecco, il giallorosso. Partito della Meloni. Allora, io ho grande stima di Giorgia Meloni, perché è una politica veduta, parla benissimo, sa convincere e porta dei fatti che, come diceva Bernard Shaw, sono argomenti testardi, a cui non vedo dare delle grandi risposte. E però i suoi limiti sono quelli, come esattamente prima, di essere cresciuta molto in fretta e quindi sostanzialmente di avere delle necessità anche lei di scelta. Secondo, questo collocarsi sempre fuori dall'Europa la penalizza sicuramente molto. E questo. E terza, anche io su alcune battaglie non mi filerei la testa. Adesso c'è questa guerra per il Copasir. Per la verità, l'interpretazione di quella che è la legge, comunque quella storica, che non si può rimuovere un presidente salvo che lui si dimetta o si dimettano tutti i componenti. Quella è la regola. Tutto il resto è trattativa politica. Ha fatto accenno all'Europa. Andiamo un momentino a Bruxelles. Allora, è indubbio che l'Europa ha fatto anche questa dei gravissimi errori di maturità e di percorso, soprattutto dal punto di vista politico. È stata soprattutto un'unione economico-commerciale, ma poco ha salvaguardato, per esempio, la cultura della nostra area, poco ha salvaguardato dei valori. Oggi ci lamentiamo perché ci troviamo importati dei valori che non sono nostri, pur nel rispetto di tutti i valori, come quelli asiatici, come quello, perché l'Europa non ha difeso la cultura e non ha difeso i meccanismi. Allora, io speravo che adesso ci fosse una nuova stagione per l'Europa. Ho l'impressione che sia una nuova stagione timida e addirittura con grossi errori. Guardiamo tutta la storia dei vaccini. Ecco. Quindi l'Europa ha da venire ancora? Ha da venire e soprattutto io credo che sia molto necessaria una rigenerazione complessiva, nazionale ed europea. Abbiamo vissuto adesso quasi 2 anni, 1 anno e mezzo, come se fossimo stati in guerra per i nostri figli e tutto. Bisogna avere il coraggio di guardare oltre l'orizzonte. Questo lo dice uno che è nato praticamente sotto un bombardamento nel 1943 e che ha una memoria precisissima di quello che sono stati gli anni successivi. Ecco, vorrei che i nostri governanti avessero davvero, sia quelli italiani che europei, la voglia di quella ripresa che oggi si può fare su basi moderne. E voi sapete che la trasmissione 15 minuti è una trasmissione di attualità, politica, cultura e quant'altro, e poi abbiamo tutte le nostre trasmissioni che parlano di sanità, medicina, però è ovvio che le cose oramai sono messe assieme, anche noi giornalisti, posso dire un termine un po', ci siamo quasi riciclati, siamo costretti a parlare di Covid e quant'altro. E allora non possiamo non parlare di politiche sanitarie. Senatore, si diceva che bisognava tagliare, si è tagliato la sanità, sono stati eliminati. Guardi, lei pensi il Fornalini a Roma? Che cosa è successo? Una vergogna. Adesso sarebbe stato veramente una perla. Ma si è tagliato in tutta Italia, si sono eliminati le piccole strutture, perché diceva piccole strutture non servono, eccetera. Forse adesso potevano essere utili.
Allora, quali sono stati gli errori madornali della sanità? Ma il primo errore è che quello che io peraltro condivido, nell'affidamento di grande tema della sanità alle regioni, si è dimenticato di tenere invece centralmente alcune funzioni fondamentali. Tra queste proprio, per dire, le vaccinazioni, la politica sanitaria generale, l'emergenza-urgenza, non può essere regionale. E questo è stato il primo errore. C'era stata una buona occasione per riformare questo con la Lorenzin, ma in quella stagione non è andato in porto quel che si voleva, anche perché non si è stati chiari nel dire queste sono le materie, per esempio i trapianti non possono essere regionali, no, ecco, e direi altro. Secondo problema, il Covid ci ha beccato in mezzo al quadro, e cioè gran parte delle regioni, io parlo a Lombardia soprattutto, aveva ristrutturato in maniera egregia la parte ospedaliera per acuti. Però poi, da quel povero medico ulteriormente degradato, che noi chiamiamo di volta in volta di famiglia, di base o di medicina generale, a quell'ospedale per acuti, il territorio era deserto. Ci sono state molte iniziative, in alcune regioni adesso questa cosa ha funzionato meglio, altre sono andate avanti più indietro, ma è quello da ricostruire. E quindi oggi l'orizzonte per la sanità è di ricostruire un sistema in cui la medicina per gli acuti, gli ospedali, deve avere pari dignità con quella del territorio, con quella di riabilitazione. E qual è il punto di partenza? Il punto di partenza è l'home care. Sono le persone croniche, le persone che già adesso devono essere a casa. Quindi il primo dato, per esempio, cominciamo a qualificare le badanti che sono in questa casa. Non va bene che vengano pagate. In sicurezza. Ecco, in sicurezza. Spesso... Allora, il collegamento è parto da quella casa. Il punto di riferimento del territorio è la farmacia dei servizi, c'è già una legge, e il medico di medicina generale meglio se in associazione con altri. Questi sono il punto. Da quel punto e da questo, diciamo, centrale, si parte verso la medicina per gli acuti, si parte verso la riabilitazione, oppure ci si ferma a fare il cosiddetto pit stop per i cronici per poi rinviarli a casa. Questo piano può funzionare se tutti hanno pari dignità, e poi può funzionare se una volta tanto, invece di interessarsi di digitale solo per il bancomat o per le funzioni bancarie, ce ne interessiamo in sanità. Non è possibile, storia di pochi giorni fa, che accompagni un interventino di minuti due, dopodiché scrivere le carte 35 minuti, dopodiché con quelle carte si va all'URP altri 40 minuti. Ma che rivoluzione digitale è questa? Ecco. Scusatemi la passione. Io penso che questa intervista la mandiamo al presidente Draghi, così è un buon suggerimento che gli dà. Ho molta stima per lui, sì. E sarei ben lieto di poter dare qualche pacca sulle spalle, qualche suggerimento dettato dall'esperienza. Voi sapete che l'esperienza è quella che diceva Oscar Wilde, è il nome che diamo ai nostri errori. Siccome sono vecchi, di errori ne ho fatti molti. Torniamo un momento in politica. Lei aveva un'amicizia con Berlusconi, penso ce l'abbia tuttora, un'amicizia con Berlusconi. Che cosa è successo? Questo partito, questa forza che è stata trainante per tanto, l'entusiasmo? Allora, io devo dire che ho passato la stagione più bella della mia vita facendo le quattro legislature, facendole in Forza Italia, facendole a fianco di Berlusconi. Quando però sono uscito al Parlamento io non ho più avuto collegamenti. Dovrei persino dire che ho avuto più collegamenti con tutti gli altri che non magari con Forza Italia. E ancora adesso i consigli che mi vengono chiesti sono proprio trasversali, proprio sulla base che diciamo. Cosa è successo in questo partito? Ma secondo me è successo un problema che è successo anche in altri, che non c'è stata più, con quel modello di riforma elettorale secondo me sbagliato, la ricerca dei leader,
Ma c'è stata la ricerca di chi era popolare, di chi era una bella figura, del cosiddetto influencer, sì, no? Di quello con i follower. Purtroppo, non esageri in questa perché. Allora, purtroppo, io credo che in politica servano almeno tre elementi. Sì. Il primo, un buon oratore, questo serve. Due, deve esserci un buon legislatore. Di solito il legislatore non è popolare, è antipatico, sta nel chiuso di una stanza, però scrive leggi meravigliose, e alcune ne abbiamo avute. E poi ci vuole un buon organizzatore. Se uno ha tutte e tre queste qualità è perfetto. Oggi abbiamo dimenticato tutto questo. Si va nei partiti, il censimento dei partiti, mi perdoni, pure quelli storici a sinistra che avevano tutta un'altra fila, oggi si basa su una popolarità fugace immediata senza scavare qual è la vera competenza dentro. Bisogna ritornare assolutamente a umiltà. Mi perdoni, io dicevo una frase storica. Se ho mio fratello che deve essere operato, preferisco che sia operato da un avversario politico bravo che non dall'amico politico incapace. Meglio di così. Senatore, io la ringrazio, ma ci rivedremo perché ogni tanto ho bisogno di questi commenti, anche se si fa tant'altro, ma la parte politica nei giornalisti rimane, la voglia di analizzare quello che succede, e c'è tanto da analizzare. Speriamo bene per il nostro paese, senatore. Allora, sì. Mi permetta, sì. Forse agli inizi delle nostre interviste dovevo essere prudente. Ora, grazie a Dio, non ho più bisogno di quella prudenza. Benissimo. E quindi quando verrà qui troverà magari dei pareri criticabili, sono pronto sempre a confronti e discussioni, però le dirò con franchezza il mio pensiero di un Matusalemme con tanta esperienza. Va benissimo, a parte Matusalemme, però va benissimo quello che lei dice, perché non c'è cosa peggiore delle interviste a chi continua a sostenere qualche cosa che poi non esiste più. Grazie senatore per averci incontrato, grazie a voi gentili amici. Ecco, volevo dire, ecco, perché sia far politica ma sia soprattutto essere giornalista, si rimane giovani perché si è interessati e ci si continua a interessare sempre di tante cose. Grazie, grazie a voi.